La CGIL cosa organizza per il giorno della memoria? Due eventi distinti. Venerdì 26 a Santa Maria dei Lumi in Civitella. In pochi sanno che è stato uno dei campi di concentramento della nostra provincia. Provincia che ha ospitato 8 dei 15 campi di concentramento abruzzesi. Civitella aveva un campo di concentramento formato da tre nuclei: la fortezza, l'attuale casa di riposo Alessandrini e appunto Santa Maria dei Lumi. Ci è sembrato importante riportare alla memoria dei cittadini teramani questa pagina di storia della nostra provincia. Proseguiamo il giorno dopo, il 27 gennaio, il giorno proprio della la giornata della memoria, con un concerto, un concerto dei Romani Project. È un concerto di musicisti Rom e Sint, della famiglia, diciamo, Spinelli, che tanto fa attraverso l'arte, attraverso la musica, per superare le discriminazioni di un popolo, le discriminazioni di un popolo che è stato esso stesso vittima dell'Olocausto, in numeri importanti di cui spesso si parla poco. La celebrazione del giorno della memoria in questo paese è una legge dello Stato. Siamo contenti di poter organizzare questi momenti. Il dispiacere va alla poca attenzione che anche le istituzioni prestano a questa giornata e al poco affollamento, passatemi il termine, di eventi che in questo giorno registriamo. Collegato un po' a questo discorso, voi avete timore che quello che sta succedendo nella striscia di Gaza possa dare nuovo input all'antisemitismo? In provincia, non so se avete sentore di qualche situazione particolare. Sentore particolare? No, io registro un aspetto. Non bisogna accomunare un popolo al proprio governo. Io non vorrei essere accusato, non vorrei che le comunità italiane fuori dall'Italia fossero accusate delle scelte che il governo, per esempio Meloni, può fare in Italia. Dobbiamo essere naturalmente attenti, e quello che sta accadendo è la dimostrazione di quanto c'è bisogno di parlare di memoria, di quanto c'è bisogno di riportare alla mente e cercare di analizzare, rivivere ciò che è accaduto nel passato per evitare che possano continuare ad esserci certi episodi. Un altro grande assente del dibattito è il tema della pace. Spesso, giustamente, non possono farle le parti che vivono sulla propria pelle il dolore di un attacco ingiustificato. Sono oltre 25.000 le vittime nella striscia di Gaza, ma noi abbiamo il dovere di lavorare per la pace.